Ancora disagi per i residenti del centro storico di Benevento, in particolare per la sosta di parcheggio. A denunciare le difficoltà il presidente del comitato centro storico, Luigi Marino, che chiede più controlli e precisa. Il confronto con l'amministrazione è cessato, ma i problemi restano. Ma purtroppo sono stati avviati ben 3 cantieri nel centro storico di Benevento. Il problema qual è? Noi abbiamo avuto un'interlocuzione molto diretta, molto anche fattiva. Siamo stati ascoltati in commissione. Il problema è che da questo è nata una convenzione relativa solo al mega parcheggio. Questo tipo di convenzione non è, come dire, bastevole, non è sufficiente. E dunque i disagi, secondo l'esponente del comitato, persistono. Piazza Piano di Corte ormai è completamente inutilizzabile e il mega parcheggio è difficilmente raggiungibile dalle persone con ridotta capacità motoria. Avevamo avanzato la richiesta della gratuità delle strisce blu, di predisporre degli stalli di sosta a Piazza Rechi II ed avevamo anche tentato anche una nuova soluzione. Cerchiamo di rendere tutte gratuiti gli stalli di sosta, ma nel frattempo creiamo degli stalli di sosta per gli invalidi, per le persone portatrici di handicap. Il problema è che la risposta del comune, sebbene diversa perché almeno c'è stata l'interlocuzione, non è ritenuta sufficiente, bastevole a arginare i disagi. Di qui la richiesta dei residenti di nuovi stalli, ma anche di maggiori controlli. Lì dove c'è una riduzione dei posti, ovviamente bisognerà anche controllare l'ingresso nel centro storico.